un momento molto importante per il riconoscimento di un prodotto che è un'eccellenza per il nostro territorio e credo che questo sia importante per due ordini di fattori. Uno, per dare un'identificazione a un territorio che è vocato per questo tipo di produzioni, e sostanzialmente l'altra cosa che ci interessa più da vicino è che attraverso questo percorso noi riusciamo a dare un reddito maggiore alle aziende che si sono impegnate. Ci sono molte opportunità di sviluppo in questo settore e la nocciola deve essere un settore trainante per questo territorio. Noi, come CIA Campania, metteremo in campo tutte le energie possibili e immaginabili, perché sappiamo bene che alla fine il valore aggiunto viene spostato su altri fattori e non resta sul territorio, e l'IGP a noi serve solo ed esclusivamente, oltre per dare come dire, un valore al territorio, ma un valore alle aziende produttrici che da sempre si impegnano. E se oggi noi parliamo di IGP della nocciola, perché ci sono delle aziende lungimiranti che hanno creduto in questo progetto e che hanno sviluppato un percorso di produzione, e la mission deve essere che il valore e la redditività delle aziende attraverso questo percorso deve essere molto più alto di quello che è oggi. Questa è la mission che ci vede protagonisti oggi. Si è intrapreso un percorso molto importante per il riconoscimento IGP della nocciola di Irpinia. Abbiamo evidenziato, devo dire, un alto contenuto di acidi grassi poliinsaturi, in particolare la mortarella, credo potrebbe essere un'espressione tipica del territorio. Ha un alto contenuto di acido linoleico, che sono, diciamo, gli acidi grassi buoni, un alto contenuto di proteine maggiore del 16%, che insomma ne fa assolutamente un pregio. Dottoressa, potrebbe essere una rarità? Diciamo non una rarità, sicuramente un prodotto tracciato di qualità che si conserva bene nel tempo e che possiamo dare al consumatore con tutte le informazioni nutrizionali, io credo che si può creare questa filiera locale nostra assolutamente di pregio. La filiera intera, insieme a un comitato tecnico scientifico, insieme all'Ordine degli Agronomi, si è mossa per questo ambizioso traguardo. Certo, sappiamo tutti che questo non è un punto di arrivo, ma è solo un punto di partenza, ma le premesse sono assolutamente positive. Abbiamo lavorato 3 anni, ci siamo riusciti, l'abbiamo presentato, questa è la domanda di presentazione sia al Ministero che alla Regione. Anche durante questi 2 anni di pandemia abbiamo lavorato come pazzi, perché è stato presentato un dossier di 216 pagine che abbiamo mandato, c'è stata una ricerca enorme.